Comunico che ai sensi dell'articolo 46,2 del Regolamento i deputati Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Amici, Attaguile, Baldelli, Bellanova, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Businarolo, Caparini, Casero, Castiglione, Cirielli, Costa, D'Alia, Damiano, De Micheli, Del Basso, De Caro, Dell'Ai, Di Gioia, Di Lello, Fava, Federica, Ferranti, Fico, Formisano, Franceschini, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Lorenzin, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Merlo, Migliore, Orlando, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sani, Scalfarotto, Scotto, Sisto, Tabacci, Valeria Valente, Vecchio, Velo, Vignali, Vito e Zanetti sono in missione a decorrere dalla seduta odierna. I deputati in missione sono complessivamente 70, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto della seduta odierna. Comunico che la Presidente della Camera, chiamata a far parte della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, il deputato Roberto Occhiuto in sostituzione del deputato Carlo Sarro, dimissionario. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei documenti conto consuntivo della Camera dei Deputati per l'anno finanziario 2014 e progetto di bilancio interno della Camera dei Deputati per l'anno finanziario 2015. Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea. Ricordo che il termine per la presentazione degli ordini del giorno riferiti al progetto di bilancio è fissato alle ore 16 di oggi. Dichiaro aperta la discussione congiunta. Facoltà di parlare il Questore, onorevole Gregorio Fontana. Prego. Grazie Presidente. A nome dell'Ufficio di Presidenza, il Collegio dei Questori sottopone all'Assemblea il conto consuntivo 2014 e il bilancio di previsione per il 2015, con l'unito bilancio triennale 2015-2017. I documenti in distribuzione danno ampiamente conto degli esiti dell'attività svolta dagli organi di direzione.